Buon pomeriggio a tutti. Bentrovati. Oggi trattiamo insieme il tema del piano indagini. In realtà andiamo a completare il discorso che abbiamo fatto nell'ultimo incontro relativa alla predisposizione del piano indagini, valutando oggi più in dettaglio quali sono gli effetti di un buon piano indagini su quelle che sono le verifiche in termini di sicurezza e quindi su l'impatto del piano indagini su quello che è poi l'assessment, la valutazione della sicurezza nell'edificio esistente e perché no anche nella progettazione di interventi di rinforzo. L'idea quindi è non più focalizzare l'attenzione sul tipo, sul numero di prove da effettuare, ma quanto queste prove possano effettivamente incidere poi in quelle che sono le valutazioni che un progettista deve fare e nella fase di valutazione della capacità sismica di un edificio esistente e nella valutazione del possibile progetto degli interventi di rinforzo. Come consuetudine, richiamiamo brevemente i punti salienti dell'incontro odierno. Partiremo con qualche considerazione che richiama un po' le valutazioni salienti che vanno fatte, effettuate nella definizione di un piano di indagini, quindi richiami su tipologie di prove, costi, qualcosa anche in più che non abbiamo detto l'altro scorso sui potenziali costi di un piano di indagini e su come si perviene alle resistenze meccaniche dei materiali. A questo punto passiamo ai livelli di conoscenza e alle analisi strutturali che possono essere consentite in funzione di quello che è il piano di indagini e poi andremo a vedere come nelle verifiche sia dei meccanismi fragili sia dei meccanismi duttili, e quindi mi riferisco al taglio, la verifica a taglio dei nodi trave pilastro, la verifica a taglio di pilastri di trave o la verifica dei meccanismi duttili, quindi presso flessione e rotazione alla corda, siano influenzate da quelli che sono gli esiti del piano di prove che ci ha portato alla definizione delle resistenze meccaniche dei materiali. Bene, iniziamo questo percorso insieme oggi e richiamiamo alcuni concetti base che abbiamo in realtà discusso più in dettaglio nel precedente incontro, nel quale abbiamo delineato quali sono le tipologie di prove con riferimento a edifici, per lo più in cemento armato, stiamo parlando di edifici in cemento armato. Abbiamo detto che esistono due grandi famiglie, le indagini non distruttive e le indagini distruttive. Nelle indagini non distruttive abbiamo richiamato l'attenzione sulle prove bacometriche, attraverso cui è possibile individuare la posizione delle armature, sia longitudinali che trasversali, le scherometriche, che sono delle prove sempre qualitative che forniscono attraverso l'indice di rimbalzo una valutazione della qualità del calcestruzzo, le prove soniche in cui invece la misura della velocità dell'onda ci consente di valutare quanto il calcestruzzo sia scadente o buono. A queste prove vanno affiancate le prove distruttive, che più comunemente sul calcestruzzo sono le estrazioni di carote, quindi con la relativa prova di compressione, e l'estrazione di barre di armatura con relativa prova di trazione. Abbiamo detto la volta scorsa che evidentemente un buon piano di indagini, un buon progetto di piano di indagini, perché ci tengo a sottolineare che il piano di indagini è un progetto a tutti gli effetti, che a volte prevede anche delle iterazioni, in quanto a valle dei risultati ottenuti si può andare a fare qualche altra prova che ci consente di meglio calibrare i nostri risultati. Beh, dicevo, definite il numero, tipo di prove, c'è da segnalare che in un buon piano di indagini si può anche, laddove si voglia ridurre al minimo il numero di prove distruttive, sostituire il numero di prove distruttive, non più del 50%, però con almeno il tipo di prove, cioè possono sostituire alcune prove distruttive, non più del 50%, con almeno il tipo di prove non distruttive. Banalmente, se devo fare 10 prove distruttive, 5 possono essere sostituite con 15 prove distruttive, che debbano però essere poi calibrate sulle prove distruttive. Abbiamo visto che il metodo di calibrazione più idoneo è il metodo SORREB, che abbiamo in dettaglio discusso la volta scorsa. Bene, quali possono essere delle informazioni preliminari sui costi di un piano di indagini? E questa è una domanda che spesso mi viene fatta,
che può interessare. Evidentemente inutile sottolineare che il costo di un piano d'indagine dipende da molteplici fattori e dalla tipologia di edificio che si sta considerando. Io in questa slide ho voluto soltanto richiamare, al fine di dare un'indicazione preliminare, ma comunque che può dare un ordine di grandezza dei costi, quello che è riportato nell'ordinanza emanata nel post terremoto dell'Aquila 2009, quindi è un'ordinanza del 5 gennaio 2010, l'ordinanza che disciplinava in realtà quella che era la ricostruzione degli edifici con danni severi, all'interno della quale nel 2010 si diceva che lo Stato forniva un contributo per il piano di indagini che poteva essere quantificato in 12 euro a metro quadro di superficie coperta lorda, IVA inclusa. Quindi in un edificio, faccio un esempio, di 4 piani con 250 metri quadri per piano, stiamo parlando quindi di 1000 metri quadri, parliamo di una spesa massima di 12.000 euro. È chiaro che il 2010 è un po' dietro nel tempo, dobbiamo considerare che c'è stato un aumento dei prezzi. Però questo numero certamente può fornire un ordine di grandezza non lontano da quello che può essere il reale costo di un piano di indagini anche ben strutturato, anche ricco di prove. Nell'ordinanza citata si parlava poi di un limite massimo di 15.000 euro per prove strutturali e geotecniche e si richiamava nel caso di aggregati, si estendeva questo limite a 20.000 euro considerando la complessità dell'aggregato, mentre sui terreni si aveva come limite massimo 6.000 euro IVA incluso, quindi meno della metà dei 15.000 previsti per le prove strutturali e geotecniche. Questo per dare un ordine di grandezza e secondo me è un parametro interessante per un progettista quando di fronte incalzato dalle domande di un amministratore o di un condominio voglia avere un tempi brevi, la possibilità di definire un parametro economico di riferimento che è importante, perché poi questi 12 euro a metro quadro risultano essere un investimento, risultano essere un investimento perché come vi è stato fatto vedere dalle analisi sul mio edificio, avanti a margine del mio intervento la volta scorsa, passare da un livello di conoscenza 1 a un livello di conoscenza 2 a un livello di conoscenza 3 può significare guadagnare a livello di analisi globale tanti punti percentuali di sicurezza e quindi è chiaro che questi soldi rientrano in forma di conoscenza e quindi rientrano in forma di analisi più accurata e quindi rientrano in termini di sicurezza e quindi rientrano anche in termini economici perché magari il numero di interventi da eseguire è minore, l'estensione degli interventi è minore, quindi questo non va visto come un costo, ma va visto come un investimento. Bene, importante citare sempre all'interno della stessa ordinanza, la 3881, che vi ho richiamato poc'anzi, che in tale ordinanza che fu emanata, come vi stavo dicendo, per la ricostruzione del terremoto post-Abruzzo, c'è un altro riferimento importante che voglio citare, che può essere utile a chi evidentemente si occupa di consolidamento di edifici esistenti. Beh, in quell'ordinanza si richiamava l'attenzione sulla possibilità di procedere alla demolizione e alla ricostruzione con costi a carico dello Stato, allorquando il valore delle prove di resistenza a compressione media, il valore medio della resistenza a compressione cubica ottenuto sul calcestruzzo risultasse inferiore agli 8 megapascal. Quindi 8 megapascal è un valore che in qualche modo in quel riferimento normativo e quindi comunque si può considerare come un riferimento importante, diventa un limite inferiore, un lower bound per intenderci, oltre il quale probabilmente l'edificio si trova in condizioni di degrado, di calcestruzzo così scadente che forse lo Stato riteneva più utile andare a finanziare la ricostruzione, l'abbattimento della ricostruzione. Quindi 8 megapascal possiamo ritenere un limite inferiore per le prove sul calcestruzzo. Non meravigliatevi del valore così basso perché chi fa
tutti i giorni questo mestiere, sa benissimo che tante volte gli esiti delle prove danno un valore medio intorno a 10, 12, 14, 15, insomma 8 non è poi un numero così lontano da quella che può essere la realtà degli esiti delle prove. Bene, dicevo, il piano indagini è un progetto ed è un progetto che porta a un risultato. Il risultato del piano indagini è quello di poter raggiungere un certo livello di conoscenza. Abbiamo già visto insieme quali sono i percorsi che portano a un livello di conoscenza basso, 1, medio, 2, alto, 3, e abbiamo visto che ovviamente maggiore è il livello di conoscenza, maggiori sono gli sforzi, però poi questo porta a dei premi. Quali sono i premi? Che laddove si sia fatto un piano di indagini molto ricco, i fattori di confidenza, che sono quei coefficienti che vanno a ridurre le resistenze dei materiali da adottare nel progetto, passano da un valore 1 nel caso che sia fatto il massimo possibile a 1,20 a 1,35. Quindi io pago un prezzo molto elevato, riduco la resistenza dei materiali in funzione di quanto ho conosciuto la struttura, o meglio, quanto ho conosciuto i materiali di cui essa è costituita. Ma non è solo questo il prezzo che dobbiamo pagare laddove non siamo riusciti, oppure non abbiamo investito nel piano indagini, ma ai sensi dell'NTC 2008 c'è un altro importante aspetto. Laddove si arrivi a un livello di conoscenza 1, quindi il più basso, quindi laddove il paziente, che nel nostro caso è l'edificio, non sia ben conosciuto, beh, nei metodi di analisi noi non possiamo utilizzare i metodi di analisi non lineare, ma solo analisi statica o dinamica lineare. Il motivo è chiaro ed è legato al fatto che se io non conosco il paziente, non posso fare su quest'ultimo delle operazioni che vanno a essere troppo complesse. È come se io andassi a effettuare su una persona che va in ospedale un'operazione che prevede un'anestesia totale, che prevede delle procedure molto complesse senza conoscere effettivamente se il paziente ha delle patologie per le quali potrebbe rischiare la vita durante l'operazione. E quindi l'analisi non lineare, che è uno strumento più accurato, non viene consentita laddove il livello di conoscenza è basso. Qual è la conseguenza di questo aspetto? Ebbene, la prima conseguenza importante è che laddove io non posso procedere ad eseguire un'analisi non lineare, vuol dire che sto precludendo immediatamente una serie di possibili interventi, ovvero ai fini della valutazione, certamente l'analisi lineare mi porterà dei risultati validi, sebbene come tutti i metodi di analisi meno accurati, probabilmente arriverò a dei risultati che sono meno accurati e quindi tradotto in termini di indice di sicurezza, degli indici di sicurezza forse più bassi. Ma non è solo questo il problema, è che poi laddove io trovassi gli indici di sicurezza bassi, volessi al contempo progettare degli interventi, è chiaro che tutti quegli interventi che vanno a impattare sulla duttilità, ovvero sulla capacità dissipativa di una struttura, ovvero sulla capacità di deformarsi in campo post-elastico, dissipando quindi quello che è l'input energetico, beh, tutti questi interventi io non li posso progettare perché non riesco a quantificare il beneficio che essi producono, in quanto il mio strumento di analisi è lineare, ovvero si ferma al limite elastico, cioè non va a vedere qual è il comportamento della struttura in campo post-elastico, e quindi tutti quegli strumenti, come per esempio il confinamento testa-piede dei pilastri, che porta una grande duttilità e che porta comunque un grande vantaggio, sono interventi fatti con FRP, fatti con CAM, fatti con acciaio, la cui validità non viene quantificata dal mio strumento analitico. Quindi non raggiungere un livello di conoscenza alto significa di base precludere, tagliarmi la possibilità di effettuare delle analisi non lineari e quindi effettuare degli interventi che puntano alla duttilità più che alla resistenza, e questo di per sé chiaramente è uno svantaggio. Quindi questo per dire banalmente che laddove ve ne siano le possibilità è certamente auspicabile che si raggiunga almeno un LC2. Quali sono i tipi di analisi che noi possiamo usare nei procedimenti di calcolo? Lo sappiamo, esistono quattro diverse modalità di analisi che la norma consente di adottare: l'analisi statica lineare,
e l'analisi dinamica lineare, quindi in campo lineare, analisi statica e dinamica, in campo non lineare, analisi statica e dinamica. L'analisi statica lineare è uno strumento valido, ma non sempre può essere eseguito, ci vogliono dei criteri di regolarità in altezza. Quando si fa un'analisi lineare, è auspicabile su un edificio esistente che almeno si effettui un'analisi dinamica che tiene conto di quello che è il comportamento della struttura in termini di moduli fibrali, che quindi nella valutazione degli effetti sismici in qualche modo riproduce più fedelmente quelle che possono essere le forze orizzontali. In campo non lineare, certamente lo strumento più idoneo e più preciso, più efficace è l'analisi dinamica non lineare, ma è anche l'analisi più complessa, è anche l'analisi che ha delle incertezze notevoli in termini di input, quindi tipicamente da un punto di vista professionale, ancora oggi, è preferibile l'analisi statica non lineare, ovvero la cosiddetta analisi di Bush-Hauer. E quindi, immaginando e in qualche modo anche un po' suggerendo che in campo degli edifici esistenti si opti laddove possibile per un'analisi statica non lineare, laddove non possibile almeno un'analisi dinamica lineare, vediamo insieme un po' che cosa accade nel momento in cui si percorrono queste due strade nella valutazione dell'indice di sicurezza e come il piano di indagini impatta nei risultati che si ottengono allorquando si utilizzi una o l'altra tipologia di analisi. Che cos'è l'indice di sicurezza? L'abbiamo detto tante volte nei nostri incontri, mi piace ricordare, l'indice di sicurezza è un numero tra 0 e 1, o se volete tra 0 e 100%, che indica qual è la capacità della struttura di sostenere azione sismica, rispetto a una domanda. E quindi è un rapporto tra la PGA di capacità e la PGA di domanda, dove per PGA si intende peak ground acceleration, cioè il picco di accelerazione, che è quello rispetto al quale noi progettiamo, perché ricordo a tutti che noi nel momento in cui non facciamo un'analisi dinamica non lineare ci dimentichiamo che il terremoto è una storia di accelerazioni, ma sostanzialmente andiamo a prenderne solo il picco, cioè il valore massimo, il quale valore massimo poi viene amplificato in funzione di quelle che sono le caratteristiche della struttura che possono essere riconducibili a quelle che sono la massa della struttura e la rigidezza. È chiaro che la nostra struttura è un sistema a più gradi di libertà che può essere ricondotto a un sistema ad un grado di libertà attraverso delle procedure semplificate, il cui periodo di oscillazione è 2π greco su radice di m su k. Quindi noi abbiamo un'accelerazione massima, poi abbiamo un effetto amplificativo del suolo e poi in funzione del tipo di struttura, più rigida o meno rigida, abbiamo che questa accelerazione si amplifica o in fase, quando la struttura diventa molto deformabile, si deamplifica. E quindi una certa accelerazione arriva sulla struttura e si traduce in delle forze orizzontali, considerando che la struttura ha una sua massa. Qual è l'indice di sicurezza? Beh, l'indice di sicurezza è il rapporto tra l'accelerazione di picco di domanda, cioè quella che noi utilizziamo per un edificio nuovo, rispetto all'accelerazione di picco di capacità. Quindi l'Aquila 026G, la domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, se io riesco a sostenere un'azione di 013G, in corrispondenza della quale va in crisi un elemento della struttura, l'indice di sicurezza è 0,5 o banalmente 50%. Come lo possiamo calcolare? Beh, sia con un'analisi lineare che con un'analisi non lineare. E che cosa accade quando usiamo un'analisi lineare o un'analisi non lineare? In entrambi i casi dobbiamo fare delle verifiche. Verifiche di che cosa? Di meccanismi fragili, che sono quelli rispetto ai quali noi abbiamo un livello di alert più alto, perché sono quelli che avvengono all'improvviso e che creano problemi alla struttura perché non ti avvertono, la struttura è preoccupante, e meccanismi di crisi di tipo duttile. E vediamo in questa matrice che cosa succede alla domanda e che cosa succede alla capacità, cioè qual è il termine d'azione rispetto alla quale noi cerchiamo di verificare la struttura, o meglio, tutti gli elementi della struttura, e quali sono le modalità attraverso le quali noi calcoliamo la capacità degli elementi strutturali. Bene, per quanto riguarda la domanda, in caso di analisi lineare, vi ricordo che un'analisi lineare significa che noi sostanzialmente
fermiamo il nostro ambito di azione in ambito lineare, ovvero non andiamo a guardare cosa succede in campo plastico. Questo non è realistico, nel senso che la struttura ha una capacità dissipativa, noi però fermiamo l'analisi in ambito lineare e quindi in qualche modo per tener conto della capacità della struttura di poter avere ancora la possibilità di andare in campo plastico, anche se noi non andiamo a visionare che cosa accade, nell'analisi effettuiamo, consideriamo un fattore che viene chiamato fattore di struttura Q, che è un fattore che deamplifica la domanda, cioè riduce la domanda, riduce l'accelerazione per tener conto del fatto che io sto mantenendo la struttura in campo elastico, ma in realtà la struttura avrebbe una certa capacità. E qual è la capacità di andare in campo plastico? È proprio questo fattore Q. E nelle verifiche fragili prendo un Q conservativo 1,5, cioè riduco poco l'azione, perché per essere più cautelativo immagino che la struttura abbia poca riserva di andare in campo plastico, mentre nei meccanismi tutti rispetto ai quali mi preoccupo di meno, posso prendere un Q che varia tra 1 e 5 e 3. Che significa prendere un Q 1 e 5, un Q 2 e 4, come in questo esempio, significa che io per una struttura che ha un periodo di 0,5 secondi, immaginiamo una struttura di 5 o 6 piani che possa avere funzionamento armato un periodo intorno a 0,5 secondi, e su questo spettro all'SLV, che cosa succede? Che la struttura dovrebbe avere un'accelerazione di 0,8, o meglio, il sistema ad un grado di libertà dovrebbe avere un'accelerazione pari a 0,8 g amplificata per via dello spettro, ma noi la riduciamo a 0, circa 0,55 considerando Q1,5, o addirittura a circa 0,3, 0,035 prendendo un Q2,4. Quindi vuol dire che noi facciamo le verifiche per i meccanismi fragili, per i meccanismi tutti, considerando delle azioni diverse, che sono frutto di questa deamplificazione che in qualche modo tiene conto del fatto che la struttura poco, ma una riserva di utilità ce l'ha. Perché dico poco? Perché sono strutture che evidentemente nella maggior parte dei casi non sono state progettate per l'utilità e quindi non hanno questa grande capacità di escursione in campo plastico. Per la capacità, e qui entra in gioco fortemente il piano di indagini, noi prendiamo i valori di resistenza dei materiali medi, quindi il valore medio ottenuto dalle prove, diviso per il fattore di confidenza e, nel caso di meccanismi fragili, anche diviso per il coefficiente parziale. Questo che significa? Che nel fare le verifiche io prendo un valore di progetto FCD o FYD che, nel caso di verifiche fragili, ovvero nei riguardi del taglio, per esempio, nel caso di verifiche a taglio, è FCM diviso FC diviso gamma C o FYM diviso FC diviso gamma S. Nelle verifiche duttili riesco a non deamplificare di gamma questi valori, che ricordando 1,35, 1,21 che sono i valori di FC, ricordando che gamma C è 1,5, gamma S è 1,15, significa sostanzialmente che io nelle verifiche prendo un valore di progetto che è il 49% di FCM, il 56% di FCM o il 67% di FCM, secondo se sono LC1, LC2 o LC3. Cioè significa che fatto 20 FCM, io nella migliore delle ipotesi, nelle mie verifiche uso 10, altrimenti circa 12 o circa 14, ma comunque lo riduco molto. Per l'acciaio questi numeri sono 0,87, 0,72, 0,74, ho banalmente fatto 1 diviso FC diviso gamma C o 1 diviso FC diviso gamma con S. Nei meccanismi duttili ovviamente si passa da 1, 0,83, 0,74 e ugualmente per FYM. Quindi questo significa che io nei meccanismi duttili riduco di un 17 o di un 26% la resistenza media del calcestruzzo o dell'acciaio, e qui arrivo addirittura a dimezzare per il calcestruzzo o al 74% per l'acciaio. Questo è molto importante perché ci sta dicendo sostanzialmente che il prezzo che io pago tra un LC3 e un LC1 è un prezzo importante. E nelle verifiche che cosa faccio? Nelle verifiche fragili prendo lo spettro ridotto per Q1 e 5, quindi le azioni non molto ridotte,
che producono delle forze orizzontali sulla mia struttura, vado a valutare il taglio sollecitante dall'analisi strutturale e vado a confrontarlo con il taglio resistente. Dove? Bene, nei nodi, nei pilastri, nei tagli. Sono verificati tutti gli elementi? Molto probabilmente no. In VRD, nel taglio resistente o comunque in quello che è la sollecitazione resistente, io utilizzo i valori che abbiamo visto prima, divisi medi, divisi per FC, divisi per gamma. Ovviamente analogamente per il momento, ma in questo caso non c'è più la divisione per gamma. E nel caso di momento flettente, però, ho un piccolo vantaggio che io posso prendere un Q che varia tra 1,5 e 3. Qui ho preso 2,4, ovviamente qua come si sceglie il Q? Beh, Q, se vogliamo essere cautelativi, si prende 1,5, altrimenti se io ho contezza che ci sono dei dettagli costruttivi tali per cui la riserva di utilità è un po' più elevata, posso rendere Q più grande, e questo significa prendere delle forze che vedete rispetto a queste, ho cercato di rappresentare più piccole, proprio per dire, guarda che nei meccanismi duttili non hai la stessa sollecitazione. Quindi, determinare l'indice di sicurezza poi significa determinare quella PGA in corrispondenza della quale il diagramma del momento flettente o il diagramma del taglio porta delle sollecitazioni che sono almeno in un elemento superiori alla capacità e quindi determino quella PGA in corrispondenza della quale un elemento va in crisi. Tipicamente questo accade nel mondo taglio perché le carenze principali degli legate all'assenza di staff nei nodi o alla carenza di staff in generale nei pilastri e in alcuni casi anche nelle travi, anche se nelle travi il problema è meno evidente perché ci sono ferri piegati che in qualche modo suppediscono. Nell'analisi non lineare che cosa accade? Beh, la domanda viene calcolata dall'analisi andando a eseguire tutto un percorso di spinta. E poi la produzione di pushover, cioè si spinge la struttura simulando l'effetto del sisma fino a che non si arrivi a una crisi, e per quanto riguarda la capacità si adottano, diciamo, le stesse criteri di prima, solo che nel mondo delle verifiche duttili non si va più a valutare il momento resistente, ma si va a valutare la capacità deformativa della cerniera plastica, e mentre nel caso di meccanismi fragili si adopera lo stesso criterio perché le verifiche vengono eseguite ancora in termini di resistenza. In che cosa consiste la pushover? L'abbiamo detto tante volte in passato, è un procedimento di spinta della struttura a cui corrisponde una nascita di sollecitazioni di taglio all'interno dei pilastri, la cui somma dei tagli di piastra alla base dà vita a un taglio alla base che viene rappresentato in funzione di uno spostamento di un punto di controllo che è il punto, il baricentro dell'ultimo piano dell'edificio tipicamente. Quindi io vado a rappresentare, man mano che sto spingendo la struttura, quant'è il taglio alla base che nasce e quant'è lo spostamento in testa alla struttura. Lungo questo percorso, vedete che è un percorso inizialmente quasi lineare perché la struttura sta in campo elastico, poi esce dal campo elastico e questa è la parte, diciamo, plastica del comportamento della struttura. Lungo questo percorso, evidentemente, può capitare qualche incidente. Qual è l'incidente? Che a un certo punto, mentre io spingo, si creano nella nostra struttura delle sollecitazioni, nella fattispecie nei nodi, tale per cui il nodo non è più in grado di sostenere le azioni che in esso nascono e quindi la verifica non viene soddisfatta. A quel punto, in corrispondenza di questo punto di capacità, vuol dire che se io riesco ad avere questa massima capacità, non riesco a portare l'accelerazione di progetto, ma ne riesco a portare una quota a parte, quindi posso calcolare l'indice di sicurezza in questo punto. Un esempio in questo edificio in cui la verifica del nodo induce a un livello di sicurezza del 26%, cioè vuol dire che io spingo, ma dopo poco mi trovo che in uno di questi nodi perimetrali ci sono delle sollecitazioni che non sono possibili. Tipicamente, e ripeto tipicamente, non è che accade sempre, però molto spesso accade che nella sequenza di crisi poi c'è la crisi a taglio dei pilastri legata alla carenza di staff e specie nei pilastri tozzi dove c'è una rigidezza importante e in questo esempio di calcolo, per esempio, la capacità della struttura risolvendo tutte le crisi dei nodi e considerando quelle a taglio, passava da 26 a 59, ma comunque 59%
e limiti di sicurezza se non si interviene a taglio sui pilastri in questo caso. E poi l'ultimo, diciamo, step è quello relativo alla duttilità, ovvero se io sono in grado di spegnere tutte queste crisi, poi vado a vedere qual è la capacità deformativa che devo confrontare con lo spostamento di domanda e se non sono in grado di arrivare a questo massimo spostamento, devo in qualche modo aumentare la capacità rotazionale dei pilastri e lo posso fare ragionando sulla teta ultima. E quindi ovviamente questo è quello che tipicamente accade quando faccio una curva di pushover. Se voglio adeguare la struttura, devo spegnere tutti questi pallini di crisi e quindi devo andare a eliminare queste crisi e a prolungare il tratto di spostamento. Ma in generale abbiamo richiamato che cosa accade con un metodo di analisi lineare o non lineare. Adesso vediamo come il piano di indagini impatta nelle verifiche che posso eseguire e nel caso di analisi lineare e nel caso di analisi non lineare, in un caso o nell'altro, al passo, ovvero per diverse azioni, ovvero per diverse frazioni dell'accelerazione di progetto, l'accelerazione di domanda, in modo tale da poter calcolare quello che noi chiamiamo indice di sicurezza. Ci sono gli elementi da verificare, i nodi non confinati, i pilastri, le travi, a flessione, taglio e così via. Richiamiamo allora i meccanismi di crisi. Abbiamo detto, in qualunque caso, o io faccio una lineare, o faccio una non lineare, tipicamente il livello di sicurezza di una struttura esistente è determinato e definito dalla crisi dei nodi. Vi ricordo rapidamente che per nodi, i nodi da verificare in una struttura esistente sono solo quelli non interamente confinati, ovvero quelli in cui non convergono quattro travi, ovvero quelli perimetrali, per intenderci, anche se a rigore qui viene richiamata la definizione, e quindi si dice che sono non confinati quelli che non ricadono in questa fattispecie, ovvero o di quattro travi che convergono, oppure quando su ogni faccia del nodo la sezione della trave non copra per almeno i tre quarti della larghezza del pilastro, e così via. Cioè, voglio dire, quello che rende non confinato un nodo è l'assenza di una trave o l'assenza di una trave che copra almeno tre quarti della larghezza. Le verifiche sui nodi si fanno andando a confrontare che cosa? Una capacità resistente del calcestruzzo a trazione o a compressione con una domanda che è una tensione principale di trazione. La verifica viene effettuata considerando che tipicamente non ci sono le staffe, adottando una formulazione che viene da un approccio alla Mohr, per cui qui si ha banalmente un criterio che consente di calcolare qual è la tensione principale di trazione nel calcestruzzo del pannello nodale e la si confronta nell'ambito della verifica a trazione con quella che è la crisi a trazione che viene cautelativamente posta pari a 0,3 radice di F con C, dove 0,3 radice di F con C indica sostanzialmente quello che è un limite di fessurazione del calcestruzzo. Poi c'è anche la verifica a compressione, ma io mi soffermo molto di più su questa che è quella che tipicamente governa il problema della verifica a trazione dei nodi. Come si fa questa verifica? Beh, banalmente bisogna calcolare nel nodo perimetrale, qual è lo sforzo normale che viene dal pilastro, qual è il taglio che viene dal pilastro e qual è la trazione che agisce sulla trave, cioè bisogna calcolare il taglio di nodo V con N che è dato da T meno V con C, dove V con C è il taglio pilastro e T è la trazione che ovviamente viene fornita al nodo dall'armatura superiore della trave che in esso converge. Quindi, banalmente, noi che cosa andiamo a verificare? Andiamo a verificare che per effetto di queste sollecitazioni, ovvero sforzo normale, taglio e momento flettente sulla trave, sforzo normale, taglio e momento flettente sul pilastro, si crea qui un taglio e qui una trazione che evidentemente che cosa faranno? Andranno a comprimere questa zona e a rendere soggetta a trazione quest'altra, perché avremo tra queste due forze, evidentemente questa è quella che è tipicamente più rilevante, quindi abbiamo una deformazione di questo tipo con una diagonale compressa e una trazione che si sviluppa in maniera ortogonale. Questa tensione principale di trazione è o no più grande della tensione che porta alla fessurazione del calcestruzzo? Questa è la verifica che stiamo facendo.
Quindi P con T è maggiore di 0,3 radice di F con C? Questa è la verifica che facciamo, quando evidentemente non ci sono le staffe. E quindi questa sigma n con t, che è quella che tipicamente governa il problema, si può calcolare attraverso questa formulazione, dove n su a con g o v con n su a con g possono essere banalmente semplificati in f con a e v con j, che sono lo sforzo normale, diciamo, diviso per l'area del nodo, perché qui abbiamo a con g, che altro non è che l'area del pannello, diciamo, del nodo, della sezione del nodo, e V con N su A con G. Bene, questa tensione principale di trazione deve essere, che è la domanda, deve essere minore della capacità. Allora andiamo a vedere che cosa succede. Facciamo un esempio e vediamo come poi i livelli di conoscenza e le caratteristiche dei materiali incidono in questo tipo di verifica. Bene, io vi ricordo che nel calcolare quanto valgono n e v con n, o io faccio un'analisi e ho effettivamente questi valori, oppure potrei calcolarli anche immaginando qual è il valore massimo. In questo caso il valore massimo è quello che si ottiene per snervamento del pilastro, prima dell'attingimento, dello snervamento nella trave, o viceversa può snervare la trave prima dei pilastri. In entrambi i casi questo v con j, che è V diviso B per H, si può banalmente calcolare attraverso questa formula in cui, se snerva prima il pilastro, compare il momento di snervamento del pilastro. Se invece snerva prima la trave, compare la tensione di snervamento dell'acciaio. Quindi, in ogni caso, da qui capiamo che l'acciaio sicuramente impatta sulla domanda, se consideriamo la massima domanda che può esserci. Impatta direttamente se snerva prima la trave, oppure impatta nel momento della colonna se invece snerva prima la colonna. È chiaro che in MC y c'è anche il contributo del calcestruzzo, sebbene sappiamo bene che il momento flettente è più governato dall'acciaio che non dal calcestruzzo. E quindi, che cosa possiamo dire in sintesi? Per quanto riguarda la domanda, ebbene, sulla domanda incide anche quello che è il valore di resistenza meccanico dell'acciaio, perché incide qui e può incidere in V con C, che è M diviso L. Abbiamo visto qui M con C diviso L. Quindi, poiché V con N, cioè il taglio di nodo, è T meno V con C, la massima domanda, si ha per esempio in corrispondenza dello snervamento e quindi è funzione di FY, oppure si ha in corrispondenza del massimo taglio sul pilastro, che dipende dal momento sulla colonna, che ancora una volta dipende da F con Y. Quindi calcolare in maniera più accurata la tensione di progetto dell'acciaio significa calcolare in maniera più accurata la domanda. E per quanto riguarda la capacità, nella capacità noi usiamo 0,3 radice di F con C, quindi vuol dire che al variare di FCM noi abbiamo una capacità che varia secondo una legge di questo tipo. Chiaramente, con quindi un effetto che viene smorzato dallo 0,3 e dalla radice, però è chiaro che un FCM 10 porta una capacità 1, un FCM 30 porta una capacità 1,6, quindi non c'è una proporzione lineare, però è ovvio che impatta fortemente. Questo per dire quanto è importante indagare il calcestruzzo. Ebbene, è molto importante perché impatta sulla capacità. Quanto è importante indagare sulle proprietà meccaniche dell'acciaio? Beh, molto importante perché impatta sulla domanda. E se prendessimo a titolo esemplificativo, ma chiaramente non esaustivo, cioè facciamo un esempio di un nodo in cui riporto qui i dati che lascio a voi per un'analisi, 40-40, una trave 40-55, con armature qui richiamate, e andassi a fare la verifica del nodo, vediamo che cosa succede per una resistenza media del calcestruzzo 18 MPa e una FYM 3,30, quindi una barra, diciamo, liscia con una resistenza di snervamento intorno ai 3,30. Vediamo che succede se io prendo LC1 e quindi questi valori medi che abbatto di 0,49 per il calcestruzzo, in realtà per l'acciaio non li ho abbattuti perché FYM interviene nella domanda e quindi io non lo vado a ridurre, altrimenti sono non conservativo.
Quindi su FYM non ho preso la riduzione, ma l'ho presa soltanto nel calcestruzzo, dove questo 18 viene moltiplicato per 0,49, 0,56 o 0,67 e si vede, beh, che tenendo fisso FYM la domanda è sempre 1,66, mentre la capacità passa da 0,89 nell'EC1 a 1,03, cioè c'è un incremento di un 5 e di un 16%. In tutti e tre i casi, in questo esempio che ho fatto, il livello di conoscenza non mi salva, nel senso che non devo, in ogni caso non sono verificato, però è chiaro, una cosa è dover passare da 1 a 1,66, una cosa è da 0,89 a 1,66, vuol dire dover incrementare di molto di più la capacità. Che cosa succede se l'acciaio è qualitativamente migliore? Beh, la massima domanda, perché questa è la domanda massima, cioè quella che sana il nodo, cioè quello che oltre il quale non si ha più sollecitazione, quindi quello che adegua il nodo, per intenderci, quello che porta ad assolvere alla massima domanda. Bene, se l'acciaio era 3,30, questo numero è 1,66, questa tensione, quando l'acciaio è 4,30, la domanda diventa 3,02. Quindi attenzione che l'acciaio impatta fortemente sulla domanda, e questo ci consente di fare poi una serie di valutazioni e di interpretare anche molto meglio quelli che sono i risultati del nostro. Della nostra valutazione sismica sull'edificio esistente. Abbiamo parlato di verifica a taglio dei nodi, ma la verifica a taglio poi, come vi ho spiegato, come vi ho detto, spesso è impattante anche per i pilastri, impattante sull'indice di sicurezza, e quindi andiamo a vedere sulle verifiche a taglio, facciamo un discorso analogo, come incidono questi fattori confidenza, questi LC, ovvero questi valori di resistenza meccaniche di progetto. Io vi ricordo che nella verifica a taglio noi abbiamo, secondo la normativa, l'approccio che ci consente di calcolare il contributo minimo tra calcestruzzo e acciaio, ma il modo più idoneo, più valido per calcolare la resistenza a taglio di un elemento esistente è certamente quello di utilizzare le prescrizioni della circolare, nella quale dal 2018 è stato introdotto un modello che trae spunto dal modello di Piskunis inserito nel loro codice 8 e che prevede che la resistenza a taglio sia sostanzialmente data dalla somma di tre contributi: un contributo legato allo sforzo normale, che fisicamente è chiaro che aiuta un elemento a resistere a un'azione di taglio, cioè quanto più è compresso il pilastro, tanto meglio sopporta un'azione tagliante; un contributo del calcestruzzo, in cui compare un fattore K che tiene conto del degrado progressivo laddove si vada in campo post-elastico, e che quindi è un fattore che dipende sostanzialmente dal calcestruzzo, ma che si riduce quanto più io prevedo di andare in campo elastico, e un fattore che tiene conto invece della resistenza dell'acciaio, delle staffe. È chiaro che se faccio un'analisi elastica lineare mi fermo a un K1, e altrimenti a un K, quindi questo termine 1, altrimenti questo termine può raggiungere anche valori 0,75, cioè più vado in campo elastico, più quei contributi si riducono per tener conto di un effetto di degrado dovuto all'azione fisica dell'effetto sismico. Ebbene, anche qui facciamo un esempio: prendiamo un pilastro 40-40 con FI8 a 30, quindi di un edificio esistente reale, e immaginiamo di fare riferimento a questo pilastro della cassa scala di questo edificio, e qui giusto per avere dei numeri di riferimento, ma giusto per avere un'indicazione, ripeto, non è assolutamente esaustivo, è un esercizio che ci consente però di focalizzare un po' l'attenzione su quello che accade. Ho preso dei valori, diciamo, plausibili di resistenze medie, 18 per il calcestruzzo e 4,30 per un acciaio, in questo caso un acciaio ad aderenza migliorata. Ho immaginato il caso di non escursione in campo plastico, quindi mu delta uguale a 1, che significa K uguale a 1, e ho visto che cosa succede con LC1, LC2, LC3, ovvero decurtando i valori medi delle resistenze di 0,49 e 0,64 rispettivamente per il calcestruzzo e per l'acciaio, 0,56 e 0,72 in caso di LC2, 0,67 e 0,87 in caso di LC3. Bene, qui gli esiti delle verifiche, dove c'è la capacità e la domanda,
La domanda è circa 13 tonnellate e 3 in kilonewton, 132, ma io amo più le tonnellate che hanno più un senso fisico, e immagino di interpretare anche di incontrare il vostro favore in questo. E beh, si vede che in questo pilastro, con queste staffe F8 a 30, la capacità è di portare 4 tonnellate, 7, se ho raggiunto il livello LC1. In LC2 guadagno e arrivo a 5 tonnellate, non ancora tantissimo. In LC3 arrivo a 5 tonnellate e 6, ancora una volta la verifica non è soddisfatta, però ho recuperato quasi un 20% di capacità, che è un 20% di gap che non devo dare attraverso sistemi esterni. E per esempio con un materiale composito potrei risparmiare uno strato di materiale, e quindi risparmiare molti molti soldi in termini di intervento. Questo invece, laddove io faccio un'analisi non lineare, penso di portare la struttura a un modelta plastico 5, ovvero un modelta 6, quindi riducendo poi con K075 i contributi di cui abbiamo parlato sopra. Chiaramente la domanda è sempre la stessa, ma la capacità da un valore di 4,7 passa a 3,8, 4,1, 4,6, e però l'incremento è ancora importante, perché c'è più 7% tra LC1 e LC2, più 18% tra LC2 e LC3. Qui era più 7, più 21. Mi sono chiesto anche, sempre con un esempio, quale tra i due valori di resistenza fosse più impattante, se così vogliamo dire, in termini di verifica. Quindi in questo grafico trovate, al variare per un valore di resistenza dell'acciaio 3,75, che è un valore medio tra 300 e 4,30, che sostanzialmente sono dei numeri, e 4,50, che sono dei numeri più o meno che troviamo negli acciai esistenti. Quindi nel caso di un acciaio da 3,75, vediamo come varia la resistenza a taglio di questo pilastro, immaginando che il calcestruzzo valga 8 o valga 30, cioè avendo preso come valore minimo 8, per quel valore sotto il quale l'ordinanza 3881 diceva forse conviene addirittura non spendere per interventi, ma andare a ricostruire. E beh, vedete qui l'incremento finale di un 20%, quindi questo è il contributo del calcestruzzo, può portare a un incremento del 20%. Nel caso invece di FCM 19, quindi il valore medio, e chiaramente questi due valori corrispondono perché sono la coppia di valori uguali, per FCM 19, facendo variare l'acciaio, si vede invece un incremento quasi lineare con un massimo incremento del 15%. Questo a segnalare che poi, ha segnato uno certo sforzo normale, diciamo, entrambi i valori, sia di resistenza media del calcestruzzo che dell'acciaio, possono impattare sul valore di resistenza a taglio, benché in alcuni casi, come quelli della cassa scala, la domanda tipicamente è molto molto elevata, e quindi a volte siamo ben lontani dalla verifica. Però è interessante vedere come, diciamo, varia al variare della resistenza meccanica del calcestruzzo, quindi di FCM, o se volete FCD, quello che è la capacità resistente. Analogo ragionamento nel caso di un modelta 6, ovvero un modelta plastico 5, vedete sempre più 20 o più 15%, ma chiaramente i valori qui riportati in rosso sono i valori in corrispondenza di 375 MPa per l'acciaio e 19 MPa per il calcestruzzo. Invece poi il grafico fa riferimento alla variabilità dei due materiali. E a questo punto, quindi in sintesi, sul taglio che cosa possiamo dire? Beh, attenzione, la resistenza del calcestruzzo, non ci dimentichiamo che influenza indirettamente anche la domanda, in quanto incrementa la rigidezza della struttura e quindi riduce il periodo, e quindi può portare a una variazione di domanda, che a seconda di dove siamo, se riduco il periodo da qua significa un incremento di azione, se riduco il periodo da qua e passo su questo tratto lineare significa un decremento. Quindi non sappiamo come, ma certamente impatta andando a rendere più rigida la struttura. E poi in questa formulazione sia la resistenza meccanica del calcestruzzo che dell'acciaio possono significativamente incrementare quella che è la capacità resistente. Quindi è chiaro che passare tra un LC1 e un LC3 può portare a dei risultati importanti. Quindi indagare bene le proprietà meccaniche poi impatta fortemente su quelle che sono le verifiche, e quindi direttamente
l'indice di liquidità. Pressione presso pressione, passiamo ai meccanismi duttili secondo un tipo di analisi lineare, perché nel caso di analisi non lineare poi dovremmo vedere la rotazione ultima alla corda. Beh, quali sono i meccanismi duttili? Beh, i meccanismi duttili sono valutare la capacità flettente o a presso pressione. Non ho nel tempo, né credo sia questa la sede più opportuna per ricordare come si calcola il momento resistente di una trave, quindi un elemento semplicemente in flesso, a semplice o a doppia armatura. Qui ho richiamato alcune banali formulazioni, ma di base io poi dico molto semplicemente, alla fine il momento resistente di un elemento trave si può calcolare con una buona approssimazione come T per 0,9D, dove 0,9D è 0,9 volte la distanza tra efficace, quindi tra l'armatura tesa e il lembo compresso, D è questa distanza, quindi 0,9D, quindi se qui abbiamo 50 centimetri e 3 centimetri di copriferro, 0,9D significa 0,9 per D che è 47 centimetri, quindi immediatamente si calcola 0,9D, che sarebbe un'approssimazione del braccio della coppia interna, e T è la massima trazione, cioè A con F per FY, quindi una formula molto semplice, ho 4 Fi20, quindi 4 tondini d'acciaio da 3 cm su 12 cm quadri, moltiplicati per i 400, 430, 330 megapascal, ovviamente portando centimetri quadri su millimetro quadro, mi dà T per 0,9D, calcolo in pochissimi secondi il momento resistente. Quindi ricordo l'area di acciaio per FY per 0,9D. Se c'è doppia armatura, la formulazione sarebbe un po' più complessa, ma alla fine se faccio T per 0,9D non sbaglio molto, perché sappiamo bene che questa armatura in compressione ha un contributo che è inferiore all'1-2 punti percentuali in termini di momento resistente. Quindi, atteso che questo è il metodo attraverso cui possiamo calcolare rapidamente il momento resistente di una trave, sempre a titolo esemplificativo, che cosa succede passando da LC1, LC2, LC3 su una trave, in una verifica all'SLV di un fabbricato in cui ho estrapolato una trave, e stavolta però chiaramente non ho utilizzato i fattori di riduzione di prima, questi sono in verde, non sono in rosso, perché ovviamente nel meccanismo duttile io devo dividere soltanto per F con C, per il fattore di confidenza, e non devo dividere per il gamma, e quindi io passo da 1 a 0,83 a 0,74, che significa FCM o FYM diviso 1, diviso 1,20 o diviso 1,35. Ebbene, in questo caso si vede che sulla trave, con un LC1 12 tonnellate metro di resistenza rispetto alle 15 che erano richieste all'SLV, ma portando LC2, quindi portando da 0,74 il valore medio a 0,83, il valore medio delle resistenze dei materiali calcestruzzi acciaio, passo da 12 tonnellate metro a 13,5, quindi incremento del 12%, ancora non ce la faccio, ma in questo caso con un LC3 passo a una resistenza, a una capacità di 16 tonnellate metro, che è invece maggiore della domanda. Quindi vuol dire che in questo caso portare da LC1 all'LC3 significa che quell'intervento che avrei fatto sulla trave non è necessario, e non è necessario una misura in cui io quei 10-15 mila euro che ho speso per il piano di indagini mi hanno portato a non fare un intervento sulla trave che probabilmente fatto su tante travi avrebbe impattato molto più dei 10 mila euro, 12 mila euro che ho investito per il piano di indagini. Quindi questo mi conforta e vi deve confortare nel trasmettere ai vostri committenti l'importanza di un piano prove fatto, diciamo, in maniera esaustiva. E qui, ancora una volta, un esempio di come varia a tensione media dell'acciaio fissata la resistenza, il momento resistente della trave al variare di FCM, o viceversa, fissando FCM, come varia la resistenza, il momento flettente, il momento resistente della trave al variare di FY. Si vede che posso guadagnare passando da 8 a 30 un 20%, qua passando da 300 a 450 un 45%, e questo ce lo aspettiamo, cioè l'acciaio impatta molto di più del calcestruzzo. Quindi se il mio problema, o ipotizzo che il problema possa essere un problema di flessione o presso flessione, è chiaro che andare a indagare meglio sull'acciaio, avere una valutazione più accurata sull'acciaio, significa poter guadagnare anche un 45%, molto meno in termini di calcestruzzo.
lastri sappiamo che c'è anche uno sforzo normale, quindi il calcolo non è più così semplice, mentre prima stavamo calcolando questo punto, qui abbiamo un dominio di resistenza, quindi in funzione dello sforzo normale esiste un diversi valori di momento resistente e qui si vede come il momento resistente vari passando da un LC1, un LC2, un LC3, adottando i valori per meccanismi duttili, così come abbiamo più volte citato. E si vede che soprattutto nel passaggio tra 2 e 3 il dominio diventa molto più largo e quindi magari tutte quelle coppie di sollecitazioni NM in questa zona potrebbero essere semplicemente sanate andando a fare un piano proprio. Voglio finire con i meccanismi duttili dei sistemi di analisi non lineare. In questo caso, che dobbiamo calcolare? La rotazione alla corda, che poi è quella che in qualche modo incide sulla capacità di spostamento globale della struttura. E in questo caso, facendo ancora una volta un calcolo della rotazione ultima per LC1, LC2, LC3, quindi riducendo in maniera coerente le resistenze medie dei materiali, ho un incremento del 5-12% di capacità rotazionale ultima dell'elemento, che poi si traduce però a livello di spostamento globale in un grande incremento se lo faccio su tutti i lastri. E quindi ancora una volta quanto impattante sia il piano di indagine. Per chiudere, 2 minuti, 2 o 3 minuti, per ricordare, l'ho fatto anche l'altra volta, un tema che oggi è particolarmente interessante alla ribalta, ovvero quello della verifica dei viadotti e dei ponti. Sappiamo che recentemente sono state emanate le linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti. Nella nuova versione si è chiaramente citato un programma che prevede dal 2022 al 2026 una serie di azioni per il censimento e poi per l'analisi dei rischi sui viadotti, quindi è un grande tema che vedrà coinvolti i professionisti di qui ai prossimi 5 anni, direi, se non di più. E quindi voglio richiamare che cosa si dice sul piano prove in questa linea guida, in cui sostanzialmente paragrafo al capitolo 6 punto 2, al paragrafo 6, 2.2.2 si parla di indagini, 6.2.3 livelli di conoscenza, 6.3.4 qual è l'elemento innovativo rispetto a quello che abbiamo detto per gli edifici, senza andare nel merito di tutto il documento. Beh, l'elemento veramente innovativo sta nel fatto che sul piano indagini si richiamano più o meno gli stessi principi, ma la novità sta nel fatto che si richiamano evidentemente le indagini limitate, estese, esaustive, ma si sottolinea l'importanza nel caso di cavi da precompressione di valutarne la durabilità e un aspetto però molto importante è quello che non abbiamo in questo caso un numero di prove da eseguire come indicato nella circolare in cui c'era una tabella che per piano e per metri quadri ci diceva quante prove di fare, ma nella linea guida trovate proprio una frase che dice: guarda, il numero complessivo e la localizzazione delle indagini sugli elementi sono quindi calibrati dal tecnico incaricato in relazione alle informazioni reperite sul manufatto, cioè non si possono usare le tabelle presenti in circolare che non sono evidentemente tout court estendibili ed applicabili ai ponti esistenti, perché è tutt'altra tipologia. Quindi attenzione con riferimento di un provino ogni 300 metri quadri di piano da estrarre per poi fare le prove non distruttive, viene meno nel caso di ponti, dove invece bisogna fare un ragionamento un po' più completo. Si richiamano i livelli di conoscenza e i fattori di confidenza in maniera del tutto analoga a quanto si fa per gli edifici, ma attenzione perché poi nel valore di progetto delle resistenze, quindi FCG e FYM, si fa nel punto 6, 3.3.4, si fa un richiamo di quello che c'è scritto nelle norme e si dice in sostanza, in sintesi, attenzione, che noi sui ponti non possiamo fare riferimento ai valori medi diviso F con C e gamma tout court, nel senso che
questo valore di F, valore medio diviso per dei fattori di confidenza, chiaramente fa pensare che si vada nella direzione di una riduzione che tenga conto di una serie di incertezze. E a maggior ragione nel caso di ponti, dove molto spesso le verifiche gravitazionali impattano di più ancora di quelle sismiche, forse è opportuno interpretare meglio quello che è il testo normativo. Per cui si dice non è possibile fare riferimento soltanto al valore medio, ma si deve considerare l'entità dell'espressione facendo ad esempio riferimento al valore caratteristico che si ottiene dall'analisi sperimentale con prove distruttive. Quindi sostanzialmente che cosa si dice? Si dice attenzione, si ritiene in questa linea guida che un'adeguata interpretazione rispettosa delle norme della circolare, senza essere contraddittorio della filosofia degli eurocodici, sia di fare riferimento al valore medio diviso per il fattore di confidenza e il fattore parziale, quindi come per gli edifici esistenti, senza però mai eccedere il valore caratteristico diviso il fattore di confidenza. Quindi in sostanza non ci si ferma ad Fm diviso F con C per gamma, ma si prende il minimo tra questo valore Fk diviso F con C, cioè si dice andiamo a tener conto della dispersione andando a considerare il valore caratteristico, o meglio, il più piccolo tra questi due valori, dove il valore caratteristico poi può essere calcolato attraverso questa espressione che evidentemente passa attraverso la conoscenza di che cosa? Della stima della media campionaria e poi andando a calcolare evidentemente anche l'errore standard e quindi utilizzando queste espressioni che ci consentono di valutare la media campionaria e passando poi, utilizzando questi valori, questa formulazione al valore caratteristico. Quindi attenzione che nei conti, diciamo, il valore medio diviso per FC e gamma deve essere poi confrontato con il valore caratteristico diviso F con C che si prende il minimo. E questo chiude un po' il cerchio di tutto quello che volevo richiamare alla vostra attenzione nell'ambito delle verifiche sugli edifici esistenti con un piccolo, consentitemi, con una piccola escursione anche nell'ambito dei ponti, facendo delle valutazioni che hanno riguardato anche i tipi di verifica in relazione ai diversi modi e tipologie di analisi. E con questo io ho concluso e vi saluto e vi do appuntamento a tra poco per eventuali domande. Grazie. Buongiorno e ben ritrovati, sono Danilo Ricci di STE Data ed oggi vedremo insieme la definizione e l'applicazione delle resistenze meccaniche dei materiali in un modello di calcolo. Per le strutture nuove non esistono grosse complicazioni in quanto la normativa classifica già i diversi tipi di calcestruzzo in funzione della loro resistenza cilindrica e cubica. Questa classificazione la troviamo anche all'interno del nostro programma, quindi basta selezionare la classe desiderata per applicare le caratteristiche meccaniche al modello. Per le strutture esistenti, le caratteristiche meccaniche dei materiali verranno valutate sulla base delle indagini e delle prove effettuate sulla struttura. Queste prove devono essere effettuate a cura di un laboratorio. Per quanto riguarda la descrizione nel dettaglio del tipo di prove, il livello di conoscenza e la modalità di redazione di un piano prove efficace, vi rimando al webinar precedente. Attenendosi al piano prove definito, il laboratorio incaricato effettuerà i prelievi e le letture necessarie al fine di fornirci i risultati di resistenza sui provini in calcestruzzo e le letture degli indici di rimbalzo e le velocità di attraversamento delle prove SONREB. Per quanto riguarda le prove distruttive, ci verrà fornito un documento riepilogativo dove viene riportata la sigla del provino in modo che possa essere identificato all'interno del piano prove, le geometrie, quindi la lunghezza e il diametro del provino, la resistenza a compressione misurate in laboratorio. Questi sono appunto i dati che noi dovremo introdurre nel programma perché la resistenza non sarà una semplice media tra questi valori,
ma dovranno essere applicati dei metodi correttivi per stimare correttamente la resistenza. Il programma ne implementa diversi. Qui vediamo i vari metodi implementati, le loro formulazioni, i parametri che intervengono nelle formule e sulla destra per ogni metodo le azioni prese in considerazione. Nell'interfaccia del programma possiamo selezionare il metodo di correzione che vogliamo applicare. Possiamo selezionare anche più di un metodo. Quindi la resistenza in quel caso non sarà altro che la media tra i vari risultati dei metodi selezionati. Per quanto riguarda le prove non distruttive, ci può essere fornito il valore grezzo di lettura dell'indice di rimbalzo e della velocità di attraversamento, o potremmo avere direttamente i valori di resistenza già calcolati, come in questo caso ad esempio. Quindi andremo semplicemente a introdurre i valori di resistenza facendo attenzione se questi sono forniti come resistenza cilindrica o cubica. Diversamente, se abbiamo i valori di lettura grezzi, dovremo andare a opzionare la terza scelta, quella sclerometro e ultrasuoni, andando a indicare l'indice di rimbalzo e la velocità media. La resistenza in questo caso viene calcolata dal programma in funzione dei metodi che andiamo a selezionare. Il programma implementa quattro metodi di calcolo. La tipologia di espressione è sempre la stessa. Quelli che cambiano sono i coefficienti empirici all'interno della formulazione. Anche qui possiamo scegliere uno o più metodi. Se ne scegliamo più di uno, ovviamente il risultato finale sarà la media dei risultati di ognuno. Alla fine il programma ci restituisce la resistenza media che dovremo applicare al modello. Qui possiamo scegliere se la resistenza media deve essere calcolata utilizzando le prove distruttive, quelle non distruttive o entrambe. In più ci permette di definire il fattore di confidenza e quindi ci rifornisce in automatico anche la resistenza media divisa per il fattore di confidenza, qualora il nostro programma non preveda l'utilizzo di un fattore di confidenza e quindi dovremo andare a inserire direttamente il valore, di resistenza decrementato. Oltre alle classi di resistenza previste dalla normativa, il programma deve permettere la creazione di materiali personalizzati. Così potremo introdurre i valori medi calcolati a partire dai risultati forniti dal laboratorio. Per definire correttamente un modello di calcolo, normalmente è necessario definire più materiali personalizzati. Sta al progettista valutare il livello di dettaglio a cui è necessario arrivare. E per questo occorre fare alcune valutazioni. Ad esempio, se la struttura è stata realizzata in tempi differenti, quindi c'è un corpo originale e poi degli altri elementi sono stati inseriti successivamente a causa di un ampliamento, è normale pensare anche che le caratteristiche dei materiali non saranno le stesse. E quindi magari occorre creare due materiali, uno con i valori medi a partire dalle prove effettuate sugli elementi originali e uno che ha il valore medio calcolato a partire dalle prove realizzate sugli elementi oggetto dell'ampliamento. Come in questo caso vediamo i due materiali, uno in colore blu e l'altro in colore rosso, che rappresentano proprio questo schema. Anche se la struttura è stata realizzata nello stesso periodo, ma abbiamo un numero di prove elevato, possiamo anche decidere di dettagliare maggiormente il nostro modello di calcolo. Ad esempio, in questo caso sono stati calcolati i valori medi a seconda della tipologia dell'elemento. Quindi abbiamo un valore medio per le prove effettuate sui pilastri, un valore medio per le prove effettuate sulle trave e un valore medio calcolato sui muri gettati.
Il laboratorio, come previsto dal piano prove, ci fornirà i risultati delle prove effettuate sulle barre prelevate in sito. Come vediamo, qui un documento riepilogativo che riporta l'identificativo dei provini e le tensioni di snervamento delle barre prelevate. In questo caso il valore medio non ha bisogno di correzioni, ma è semplicemente la media matematica tra i vari valori rilevati. Il programma deve comunque prevedere la creazione di barre d'acciaio personalizzate andando a inserire le caratteristiche meccaniche stimate attraverso la media dei risultati forniti dal laboratorio. Oltre alle caratteristiche meccaniche, è importante poi avere un resoconto delle misurazioni per quanto riguarda la disposizione e i diametri delle barre, in modo da andare poi a completare il modello applicando sì le caratteristiche meccaniche delle barre, ma anche i quantitativi e i diametri rilevati in sito. Qui vediamo nella parte superiore il modello geometrico con le caratteristiche dei materiali. Nella parte sotto un dettaglio dell'applicazione delle armature sui vari elementi strutturali, quindi i pilastri, le travi e gli elementi bidimensionali. Infine, la normativa prevede una riduzione delle rigidezze flessionali a taglio degli elementi in condizioni sismiche, fino a un massimo del 50%. Il programma mette a disposizione una maschera dedicata dove possiamo specificare questa riduzione, per le diverse tipologie di elemento strutturale. Questa riduzione poi verrà presa in considerazione solo nelle combinazioni sismiche. E con questo direi che abbiamo concluso, abbiamo visto tutti gli aspetti che, concorrono nella definizione delle caratteristiche meccaniche dei materiali da applicare a un modello di calcolo. Io rimango comunque a vostra disposizione per eventuali domande.